tutti che penserete: chissà come Giano e Franci apriranno questa nuova avventura, questo primo di una lunga serie di video di questa nuova vacanza mangereccia. Io mi dissocio, però lo mangio. Corpanino del Mac! Adesso vi spieghiamo come mai. Ragazzi, partendo col Mac si può solo che migliorare, diciamo così. Franci, spiega come mai abbiamo comprato prima il Mac. Usciamo da questo cul-de-sac. Innanzitutto sono le 2 del pomeriggio, dobbiamo sbrigarci per andare a Genova a prendere un traghetto per la Sicilia e quindi ho fame. Panino del Mac. Però l'abbiamo preso coscienzioso, solo panino, senza patatine, senza la vasata di bibite zuccherate, eh? Noto proprio tutto il tuo dispiacere. Tra l'altro, in piedi in un parcheggio. Se devi farla trucida, la fai trucida fatta bene. Mantieni la sinistra per continuare su il 25. Parla Gianni, sei in onda. Ciao ragazzi, siamo quasi arrivati a Genova. Però secondo me non gli abbiamo spiegato bene la storia del van. Cioè, non è che non l'abbiamo spiegata bene, mi sa che non l'abbiamo proprio spiegata. Vi spieghiamo tutto, ma ora dobbiamo fare una cosa importantissima. Dobbiamo fare il rifornimento per il viaggio in nave. Visto che abbiamo un po' di ore di attesa prima di prendere il traghetto, Belim è proprio venuta voglia di focaccia. Amici di Genova, vi ricorderete bene che abbiamo... Dove sei? Dove vuoi andare di là? Credo. Vi ricordate che in questo video qui avevamo bucato un posto fondamentale? E tutti ci avevate scritto: e non siete andati da Priano? E perché non siete andati da Priano? E dovevate andare da Priano? E adesso andiamo da Priano. Grazie. Focaccia di Priano recuperata. Ma siccome la focaccia di Priano non ci basta, andiamo a fare anche il carico in un altro posto. Situazione: visto che ci aspetta grosso modo un giorno di nave più o meno per arrivare fino a Palermo, focaccina presa da Priano a Voltri, adesso siamo in centro a Genova, io sono fermo in macchina ad aspettare Franci perché qui la macchina sinceramente non so dove mettermela. Franci sta andando da Mario, altro panificio storico qua di Genova, spero anche che stia facendo dei contenuti per voi ragazzi. Seconda tappa ragazzi, non vedo l'ora, sono in missione da sola perché ho dovuto lasciare Giano a fare la guardia al bagno. Grazie. Sono tornata? Forse ho esagerato un pochetto. Ma tu devi esagerare. È per questo che sei la mia fidanzata. Sì. Visto che partiamo tra 36 ore, abbiamo approfittato per fare qualche spesina. Spesina prepartenza. E accompagneremo la focaccia con un po' di uva e una boccia d'acqua. E comunque che bello raga, saranno 10 anni che non prendiamo il traghetto per andare da qualche parte. Sei entusiasta? Sì, c'è qualche macchinina. E ora Franci ci mostra come ci si attrezza per dormire in nave. Ovviamente abbiamo il posto ponte per risparmiare 2 lire. Cioè, ma prima vai negli stellati e poi posto ponte, minchia, ma che sfigata sei. Quindi, come si fa a sopravvivere al posto ponte? Materassone gonfiabile, gonfio materassino, felpe e tutte cose, check. Senti, ma un assaggino di focaccia, visto che non so cosa fare della mia vita. Insisto. Comunque, saremo tipo già 5-6 minuti di video. Ragazzi, abbiamo preso un van. Faremo tutte le vacanze in van. Salve, cosa le preparo? Panini, piadina, hot dog. Prima andremo. Lo abbiamo chiamato Fernando. Andiamo prima in Sicilia, poi in Sardegna. Ma c'era ancora qualcuno che non lo sapeva? In questo momento siamo in coda per imbarcarci e credo che non succederà mai. Sulla Superba. Pausa focaccia. Priano lato mare, ragazzi, Detto che bisognerebbe mangiarla calda, appena uscita dal forno, bla bla bla, eccetera. Questa è una focaccia che ha intorno... E mangiamo se sta focaccia! No, ha la farina di mais, sostanzialmente, ragazzi. Vado? Che bomba. Comunque, sono anni che lo dico, ma a Genova dobbiamo fare un video. Di qualche cosa, ma dobbiamo fare un video. Capo, vieni, stop, freno e marcia. Madonna, su sta cosa sono il king of the mountain, Perché devo portare tutto io? Allora, ci siamo accampati qui sul ponte dove ascoltiamo la musica reggaeton. Mangiamo focaccia. Mi ricordo da chi è che l'abbiamo presa questa? Da Mario. Cipollame. Questa è con la salvia. Controllavo il livello di junto sul retro. Va non benissimo passare la notte sul ponte della nave. La cosa romantica è che ora possiamo vedere in anteprima l'alba.
puntata? Diciamo che dopo la notte di stanotte, le prossime notti dovrebbero essere in discesa. Buongiorno ragazzi, ho dormito mezz'ora, sono distrutto. Meno male che c'è Franci. Colazione express. Enjoy the authentic taste of cappuccino delle grandi navi veloci. Un saluto a tutti gli amici di Grandi Navi Veloci che so che ci seguono sempre. Ciao raga. Allora, dobbiamo ancora passare su questa nave circa una decina di ore, grosso modo. Stamattina la sensazione è quella di aver fatto il bagno in mare vestiti e poi i vestiti ti si sono asciugati addosso in qualche modo. Quindi, visto che qui non sappiamo cosa fare, mangiamo. Oddio. Le focacce mangiate sono state tre. Purtroppo non ho fatto in tempo a inquadrarle perché Franci è troppo vorace. Ed è talmente vorace che ha deciso di scassarsi anche le crostatine, non del Mulino Bianco, le crostatine di Mario. Una al cioccolato e una alla marmellata. Io cioccolato? Vittorio, un applauso a Vittorio che è stato il più attento di tutti. Un applauso a Vittorio nel frattempo. Mentre l'uva invece è stata presa solo per pulirsi la coscienza. Siamo in pace con noi stessi. Va come mangiamo sano, perché la frutta è il dolce della natura. Questa è una citazione solo per i più colti di voi, eh. So che mi darete soddisfazione. Allora, dopo queste 20 ore di nave, ho perso il conto, forse stiamo per uscire. Vai dove, che sono bloccato. Ho macchine da tutte le parti, ragazzi. Siamo entrati per ultimi, ma vedrai che usciremo per primi. Non sappiamo più neanche che ore siano. Ah ragazzi, ce l'abbiamo fatta, Palermo, finalmente. Abbiamo parcheggiato con un po' di fatica, con un po' di creatività soprattutto, visto che anche qua non c'è tempo da perdere, anche perché ragazzi purtroppo a Palermo staremo poco e Palermo ha tantissimo da offrire. E pronti via, subito andiamo alla bucceria. Dove dobbiamo andare? Allora, quella là è la taverna azzurra. Ma non lo spiego allora, lo spiego a te. Sono un po' spersa. Un polpo bollito da, un attimo che lo leggo, Upurparu Ravucciria. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Cotto un minuto fa, tagliato e condito bello caldo. Meno male che ne abbiamo preso mezzo, perché forse uno era troppo. Siamo in questa piazza, che è la piazza principale del mercato, dove come vedete ci sono tutti i tavolini per sedersi e tutti i posti dove mangiare, anche nelle viuzze adiacenti. Ci ispirava questo polpo, quindi ce lo siamo fatto. Magari adesso bissiamo con qualcos'altro. Abbiamo pagato 15 euro per mezzo polipo e la birra. Non propriamente economico, ci aspettavamo dei prezzi un pochino più modici. E prossima meta. Reso conto della serata, mezzo polpo l'abbiamo pagato 10 euro e una birra messina 5 euro. Poi ci siamo spostati nel tavolo di fianco dove vi faremo vedere il frittino, sempre la stessa, ciao amici di Messina, abbiamo pagata 3,50 euro. Secondo me dobbiamo un po' toglierci dalla fronte, sono un turista, fregatemi. Ma fortunatamente per voi un'altra cosa che non ci possiamo togliere è sono un food blogger. Non andate dove Gianni e Franci si fanno in culo, perché rischiate di farvi un culo anche voi. Secondo giro, frittino, bancarella qua nella piazza, ragazzi. Questo fritto, ragazzi, così. Allora amici, dal nostro fantastico van di chiusura di questa prima giornata, a onore del vero, la prima giornata a Palermo. Bene, ma non benissimo, è partita, come si suol dire. Un po' in salita, non ce l'aspettavamo. Siamo vestati al mercato della bucceria, molto bello da vedere. Probabilmente abbiamo scelto i posti sbagliati, amici palermitani, fateci sapere. Siamo poi finiti in un campeggio che non vi abbiamo fatto vedere, dove stava scattando una rissa tra i due camper in mezzo ai quali c'eravamo noi, che c'era gente che grigliava. Ci siamo defilati e ci siamo spostati. Può bastare così per il primo giorno? Domani sarà una grande giornata. Ma domani sarà una giornata, domani sarà una bomba, quindi ragazzi, tutti in prossimo discesa. Video paura per tutti quelli che ci dicono ma non parlate mai male dei posti, vi trovate sempre bene. Ma praticamente il non plus ultra della giornata è stata la focaccia di Genova, fondamentalmente. Capita ogni tanto una giornata no. E noi vi salutiamo, non so se ha senso dopo stasera dirvi di scrivere
iscrivervi, fare like e seguirci su Instagram, però noi ve lo diciamo lo stesso. Spero che ci vogliate ancora bene, amici palermitani, non offendetevi, oggi purtroppo è andata così, probabilmente anche per scelte sbagliate nostre, e ci vediamo al prossimo video, cioè domani. Ciao!